Allora, siamo nel 2014, questo è il nostro 12° anno d'attività come Università of Arizona, con i corsi che si tengono appunto ad Orvieto e sempre presso il CSCO. Questo semestre che parte adesso, che è appunto il semestre primaverile, ha un numero consistente di studenti, siamo intorno ai 35 più due docenti, quindi un risultato, diciamo, che per quello che ci riguarda è abbastanza appagante. I ragazzi sono arrivati anche loro da pochissimo, come i ragazzi che fanno parte del gruppo del Kansas State University. Utilizziamo lo stesso edificio, quindi ci stiamo condividendo alcuni spazi e vediamo anche questa sorta di compartecipazione attiva alla vita cittadina come procederà, anche perché, ripeto, non cominciamo ad essere un gruppo sostanzioso, siamo intorno alla circa 70 ospiti che Orvieto avrà qui per 3 mesi circa. Well, my name is Sarah Bratt and this is only the first few days in Orvieto and it's already amazing. I remember getting off the bus and thinking that I was sad it was only going to be a 3 month long trip. But I'd say, for the most part, my favorite part about the city is that you can walk anywhere and everything is beautiful. We joke about how even the storm drains are beautiful here, and the weather is not anything like at home. It's hot at home and it's a little bit colder here, but it's totally worth it, and I just love it. I'm loving every minute of it so far. Quindi anche lei specificava in maniera particolare che quando si è trovata ad Orvieto ha dovuto confrontarsi con un mondo totalmente diverso. Per quello che la riguarda, il fatto di poter camminare, per esempio, da un posto all'altro è una cosa alla quale non sono normalmente abituati, che guardando anche gli edifici ha un tipo di rapporto completamente diverso. Guarda per esempio le grondaie e dice anche le grondaie qui sono belle, una cosa che da noi magari non accade. E già c'ha come pensiero costante questo fatto che dopo 3 mesi dovrà andarsene, quindi da questo punto di vista già parte in maniera estremamente positiva. Of Orvieto? Yeah. My name is Kenneth Briggs, I'm studying communications. My impressions of Orvieto. È bello. It's actually the first Italian word or phrase I learned just because I was in Orvieto. It's the most beautiful place I've ever been, and I hope to come back. I will come back. Bravo. Sì. Penso che qui c'è bisogno di poca traduzione, perché quello che è riuscito ad esprimere nel giro di appunto semplicemente 2 minuti neanche di intervento, 30 secondi forse, un pochino riassumono quello che è l'impatto che questi ragazzi molto giovani, non dimentichiamo che appunto hanno un intervallo d'età che va dai 19 a 22 anni, 23 massimo, è quello, ovviamente colpiti da questa particolare bellezza che la nostra città riesce a distillare loro. E poi soprattutto, come diciamo prima, appunto il fatto che loro possano pensare di voler già tornare, quindi pensano sicuramente di andarsene, perché ovviamente fa parte del curriculum universitario, ma la cosa loro a cui sono molto interessati è poter avere un legame con la città di Orvieto. Buonasera, I'm here, sono qui con Lin Iwano, che è preside del College of Architecture Planning and Design della Kansas State University, e questo è lo studio dove i ragazzi hanno appena iniziato a lavorare per il programma appunto della Study Abroad 2014. Good evening. I'd like to thank the citizens of Orvieto, Centro Studi, and many of the individuals who are here tonight to welcome us to Orvieto and to spend the semester here with 33 students, 2 faculty, and the opportunity to really have a meaningful cultural exchange and to learn a great deal more about Italian history and culture. La professoressa vuole ringraziare gli abitanti di Orvieto per aver dato, per dare il benvenuto a 33 studenti e 2 docenti del college che saranno ad Orvieto per più di 3 mesi, e ringrazia soprattutto la città per fornire la possibilità a questi studenti di avere uno scambio culturale con il resto della comunità.
It's been a special privilege to be here for 9 years, and in that period of time we have met a great deal of the citizenry of Orvieto. They've been most helpful as our students have pursued their interests in architecture, interior architecture and product design, landscape architecture and city planning. And we're very excited to have had 200 students and over 17 faculty participate in this program. Questo è il nono anno che la Kansas State University viene ad Orvieto collaborando con il Centro Studi Città di Orvieto, e ci sono vari dipartimenti del College of Architecture, Planning and Design che vanno dall'architettura degli interni all'architettura del paesaggio, e fino ad adesso sono venuti ad Orvieto per studiare più di 200 studenti, e speriamo di poter continuare la collaborazione per lungo tempo. My name is Kelsey Engel, and my name is Lindsay Brockhaus, and we'd really just like to say that at first when we arrived it was dark in the city, and so we didn't know what anything looked like, but the first morning when we came out of our apartment it was just gorgeous. It was more than I had expected, and I don't know, the streets just are really small and it's just a very small town feel, and all of the people are so helpful and friendly in the shops even though we don't know Italian very well. Ok, la prima sera che sono arrivati era buio, sono arrivati tardi, intorno alle 11 di sera, e quindi non hanno potuto vedere cosa li circondava, ma poi il giorno dopo era anche una bella giornata, c'era il sole, quindi hanno avuto l'occasione di vedere quanto magnifica è la città di Orvieto, e hanno iniziato a viverla e hanno sentito il calore delle persone che le hanno accolte e la gentilezza degli abitanti che hanno cercato di aiutarle nelle loro prime esplorazioni. Sì. Mine was the same with Kelsey. I was actually asleep on the bus until we got up to the top. So when I woke up, it was dark and we were greeted by non-English speakers. So that was an experience. But I have loved it so far, and I have been meeting new people and have been learning more and more Italian every single day. So it's been great. I'm excited for the rest of the semester. E anche Lindsay è molto eccitata per il semestre che vivrà, e anche lei ribadisce che sta imparando italiano sempre di più proprio interagendo con la comunità locale, e quindi spera di trarre il massimo da questa esperienza. Siamo qui con Nathan Oh, che è uno dei professori della Kansas State University, è professore di architettura e ci dirà le sue prime impressioni sulla città di Orvieto. My first impression is that obviously it's a beautiful city. I mean, I think the thing that struck me the most is how dense it is, and then the piazzas, how wonderfully open, and then there's wonderful moments when you come to the edge of the city and you look out on the vista. It takes your breath away. So what a wonderful place to live, and we're really going to enjoy living and working here for the next 3.5 months. So thank you for allowing us to enjoy your space. Quindi la sua prima impressione è legata chiaramente alle bellezze della città, come le piazze vengono viste, le strade, e quando ci si avvicina all'estremità della rupe, la vista che si ha tutti intorno. E chiaramente l'aspettativa è grande per un semestre produttivo, e che darà ottimi frutti sia dal punto di vista dei docenti che dal punto di vista degli studenti, quindi ringrazia la città per dare alla Kansas State University questa opportunità.